veramente, veramente grazie per quello che ha detto e anche per il modo in cui l'ha detto, che è particolarmente suggestivo ed efficace, è stato delle notizie importanti, non belle, più brutte di quello che potevamo pensare. Certamente l'idea di come risolvere questa gran massa di processi che capitano, appunto citando quelle più grossolane, perché quello lì di dire ma non si prescrive mai niente, non si prescrive babbo morto come diciamo noi, è un modo per dire così riusciamo a farli tutti questi processi. Naturalmente poi le vite delle persone diventano un optional in questa costruzione, e quindi per carità, si poteva pensare a una limitazione dei reati, a una riduzione delle ipotesi di reato, una depenalizzazione, poteva fare in maniera più efficace. Quanti rimedi, sa quanti processi ci sono pendenti in Corte d'Appello a Milano? 8.000. Quindi forse bisogna guardare in queste altre realtà, Bologna 24.000, Torino 25.000, e chiedersi bene. Perché non c'è solo il perché legato a siamo pochi, cioè non, ci sono tanti fattori, ci sono tanti fattori, però non possiamo farcela da soli, perché comunque alla fine sempre i conti vanno fatti bene, ma alla fine siamo pochi. E tutti noi intendo voi e noi, dovremmo avere interesse invece a che il processo funzioni, sia per la tutela dei diritti delle persone, vabbè, perché sennò siamo vittime anche noi di questo sistema, non ci sono solo le vittime, quelli che subiscono, ci siamo anche voi con la vostra missione, come dice noi, con l'idea di tenere in piedi un po'. Per noi è anche umiliante il riportismo, lo diceva anche Ettore, lo dice in questi libri, ma lo viviamo anche oggi dei giorni, perché un avvocato che non discute nemmeno. Io guardi, rispondo a questa sua cosa dicendo, lei parla perché è un bravo avvocato. Ha capito? Perché purtroppo, su 9 appelli o su 9 ricorsi, sono umilianti gli appelli e i ricorsi, non il riportarsi. Hai ragione, questo è verissimo, lo sottoscrivo, perché purtroppo anche noi ci dobbiamo far carico di una professione esercitata male e delle tante persone che fanno gli avvocati, ma non sono avvocati, come purtroppo. Se ci sono interventi, sono graditi, se no il tempo stringe, perché ci stanno per chiudere, abbiamo prenotato un posto fino alle 6:30, siamo schiavi ormai anche di queste cose. Siamo arrivati. Allora ringraziamo di nuovo il dottor. Grazie a voi. Sì, prego. Semplicemente lasciare una suggestione a seguire. Tanto ringraziato per l'organizzazione di questa giornata di oggi e anche gli interventi che ci sono stati. Seguire quello che è stato aperto come discorso con un incontro dedicato alle parole della giustizia, sia a chi le pronuncia, sia a chi le ricorda, perché il problema della comunicazione è un pochettino enorme, come già è stato trattato, e della rilevanza che ha questo sulla Camera Penale, voglio raccogliere questo invito. Già peraltro in altre sedi è stato organizzato, sarebbe una buona cosa. Le parole della giustizia è bellissimo, secondo me è un tema bellissimo, il linguaggio, linguaggio del diritto, considerato che a chi è rivolto, insomma, no? E al fatto che ormai spesso è tradotto in lingua inglese. Tanti aspetti. La figura giuridica, certo. Vieni a sentire la musica rock.